Fano TV, ben trovati. Oggi ci troviamo alla cooperativa Tre Ponti di Fano per il seminario sul PSR Marche 2023-2027. Protagonista la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, quindi diamo subito la parola ai protagonisti. Qui per il PSR Marche 2023-2027 c'è un avviso di bando. Quali sono le aspettative per il nuovo anno? Sì, dobbiamo cercare di essere più chiari per comunicare bene agli agricoltori quali sono le regole. Purtroppo con questo nuovo sistema che è stato messo in campo dalla normativa comunitaria, per cui il Ministero scrive un programma nazionale insieme alle regioni e a noi ci arrivano anche un po' in ritardo alcune informazioni, siamo un pochino in difficoltà, però usciremo adesso, entro la settimana, quindi entro venerdì, con una comunicazione, quindi non è un atto amministrativo, è una comunicazione con le regole che ci saranno nel bando vero e proprio che uscirà però a febbraio-marzo. L'importante però è gli agricoltori che sappiano subito quali sono le regole, perché si devono impegnare dal 1 gennaio ad adottare le tecniche di produzione integrata, cioè a basso impatto, meno concimi, meno prodotti chimici, e già da subito, quindi dal 1 gennaio, devono seguire queste regole. Qual è l'orientamento della destinazione delle risorse? Nel PSR 23-27 rispetto al precedente periodo abbiamo destinato più risorse alle imprese agricole, sia per investimenti nelle aziende agricole, sia per l'insediamento di nuovi giovani, sia per queste misure ambientali, diciamo così, no? Quindi dal biologico alla produzione integrata, al benessere animale, tutte cose che appunto sono destinate all'azienda agricola, quindi abbiamo ridotto altre linee di finanziamento rispetto a questa. Per quanto concerne le linee guida, c'è bisogno di una sorta di refresh, di una sorta di ripasso? Beh, le regole sicuramente per certi versi rimangono le stesse. Il biologico, c'è il nuovo regolamento che è entrato in vigore 2 anni fa, quindi non cambia molto. Le nuove misure tipo la produzione integrata, che si estende a tutto il territorio regionale, richiede ovviamente una comunicazione, un'informazione puntuale. Come sono cambiate le richieste degli agricoltori? Beh, gli agricoltori stanno attraversando un periodo di crisi riguardo agli investimenti strutturali. Ovviamente questo è anche comprensibile, perché abbiamo avuto prima il Covid, poi la guerra con i prezzi che sono andati alle stelle, le materie prime non si trovano, quindi fare investimenti in questo momento è veramente difficile. Noi comunque, nonostante questo, abbiamo mantenuto una dotazione importante per gli investimenti, perché speriamo che comunque questo periodo transitorio sia superato e quindi si torni alla normalità. Quello che ci preme sapere è quali sono le aspettative del mondo agricolo da questo nuovo PSR. Le aspettative sono tante, però sinceramente stiamo vedendo che insomma il futuro della PAC per l'agricoltura non lo vediamo tanto roseo, anzi vediamo come è uscito fuori durante anche il dibattito, insomma sempre tantissima burocrazia, quindi invece di andare a semplificare stanno cercando di complicare ancora di più. Adesso come CIA abbiamo messo in piano anche un sistema per fare delle previsioni, per vedere le aziende agricole, perché la riduzione, stiamo parlando di un 50%, che poi può essere compensato da degli ecoschemi che vanno verso un'agricoltura più sostenibile. Però bisogna vedere poi se con questi ecoschemi riusciamo ad arrivare a prendere il contributo che prendevamo fino agli scorsi anni. Speriamo, vediamo il fatto che vogliano andare verso un'agricoltura più green, come dicono loro. Noi ne siamo felici, consapevoli, però capiamo che abbiamo anche un'agricoltura che non è biologica, quindi è convenzionale. Come associazione dobbiamo prendere parte, prendere le difese anche di queste aziende. Cosa dire? Speriamo, vediamo cosa ci aspetta il futuro.
importante oggi per gli agricoltori, gli imprenditori agricoli della nostra provincia? Grazie Mariella, buonasera a tutti. Una giornata dedicata alla formazione e informazione per i nostri agricoltori, una giornata dedicata al PSR, dove abbiamo mostrato le opportunità del nuovo PSR per tutti gli agricoltori. Una giornata interessante, è stata anche abbastanza animata e curiosa. Ringraziamo tutti per aver partecipato, ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti i nostri associati e a tutti i telespettatori. E quindi aspettiamo il nuovo anno, che sarà ricco di impegni sicuramente come questo che sta finendo, anche perché questo è stato un mese impegnato e impegnativo per voi della CIA. Certo, un mese impegnato, un mese impegnativo, ci sono stati tanti cambiamenti, aspettiamo il nuovo anno con tante novità e tanto lavoro da fare. Appuntamento termina qua con le premesse e le promesse giuste per quanto concerne il nuovo anno e per quanto concerne il mondo agricolo. Grazie alla Confederazione Italiana Agricoltori, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.